Ciao ragazzi, ciao ragazze, top! Finalmente faccio questo mega enorme gigantesco haul Primark. Qui abbiamo Lunetta, Lunetta, E ci sono anch'io. Eccolo lì, Brunetto, sì, scusa. è qua infatti. Ragazzi, prima di cominciare vi mostro le cose che ho comprato a mia mamma, due paia di scarpe. Uno se le ha già messe, quindi ve le farò vedere in un vlog e quindi non le sventolo, ma le altre sono nuove. Mamma, passamele, madre. Oh, io non ti passo proprio niente. E gli sono piaciute molte, visto che critica, dice c'è Primark di qua, Primark di là, però Ordinaria gli amministrazione. piace. Una perché... Allora, guardate che belli, questi sono mocassini. Con questo tacchetto così, Primark, come potete vedere, 14 euro, me lo ricordo benissimo il prezzo, perché sia queste che quelle beige con tipo cos'è, parigina, con la frangetta Sì. e la nappina, molto carine, 14 euro al paio. E gli sono piaciute, quindi sono due, le faccio vedere una perché l'altra è lì. Come sono? No, Chiara, l'altra è lì, te la passo se vuoi, dai. Ma passamela come vuoi, come preferisci. E Ma sì, te la passo. questo qua è il numero 40. Ecco qui, vedete, questo qua è il paio di mocassini presi. E la trama è tipo pittonata, ma ovviamente è finto. E sono belle, dai. Allora, ragazzi, ho preso questo cuscino qua, Memory Form, al bambù, se non sbaglio. Sì, bambù 11 euro, è molto bello. Io ce l'ho io uno così. Mio marito, per sbaglio, avevamo comprato uno bruttissimo che diventa una schifezza, peggio di una sottiletta. Questo invece è bello, lo si può anche lavare, è proprio bello, bello. E quindi dopo lo mette finalmente. Poi ho vario genere qua, cioè fritto misto. Allora, ho preso un ometto. Sto scherzando, ragazzi. Questo qua me lo sono fatta dare, non so perché, perché di solito non me li faccio mai dare gli ometti, però vabbè. Allora, iniziamo da questo lupetto, molto carino. E questo qua è un color particolare, non è rosso, ma è tipo mattone. Che colore è questo? Tipo Eh mattone, sì, terra di mattone. Siena. Terra di Terra Siena di si chiama. Siena, non è rosso, ragazzi, eh? È più spento, molto bello. A coste questo è elasticizzatissimo. E questi qua ne ho diversi. Ne ho preso anche uno azzurrino recentemente, l'avete visto? E 8 euro, cioè veramente ottimo. Poi, no, vabbè, no, vabbè, ragazzi, guardate cosa ho preso. Ho preso l'omino pan di zenzero cuoco. Mamma, guarda quanto è bello. Guarda. Ti Bello, piace? sì. Questo qua l'ho pagato 7 euro. Non è tanto. È bello. Questo qua, c'è anche uno, quello con le gambe lunghe, 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 che mi sa che lo andrò a comprare. Invece l'omino pan di zenzero che ho grande, l'ho preso. Ma sapete che forse ce l'ho? No, 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 ragazzi. Ma una è... Forse ce l'ho l'anno scorso io da Prima, che avevo comprato sempre questo qui, ma avevo la femmina. Quest'anno hanno messo il maschio. Questo qua è maschio, si vede, è il cuoco. E io ho la cuoca, cioè adoro veramente, quindi ho fatto l'accoppiata vincente. Poi questo qui, che è per la macchina, per mettere il cellulare dove c'è il boccatore nell'aria, giusto? Si chiama? Che ogni tot mio marito, con la sua delicatezza infinita... Lo spacca, prendendo, si Sono così di spacca, gli rimane in un'amministrazione mano. No, in quelli. realtà no, perché uno è durato più di un anno, ma ha fatto un movimento strano e quindi nulla. Comunque, 3 euro il portacellulare, ottimo. Poi ho preso questo sacchetto dei Simpson, bellissimo. E questo qui l'ho pagato 2 euro e ci metterò dentro uno dei regali di compleanno di mio marito. È molto molto bello questo sacchetto. La famiglia Simpson. Bella, sì, una bella famiglia, sì. Poi ho preso un pacco, la misura in meno, perché l'altra volta avevo preso la misura XL. Mia mamma un giorno mi vede passare e fa: ma perdi le mutande? Difatti ho detto,
Cioè, puoi fare a meno di metterle, visto mi che non ti cadere, coprono niente. Mi continuano a cadere. E quindi ho preso la taglia più piccola e sono ottime, sono in cotone e le ho pagate 3,50 per 50 paia, 4. Poi ho preso questa maxi t-shirt che potrebbe essere una camicia da notte, ma in realtà non l'ho presa. A me piacerebbe come il pigiama, guarda. Questa è la maxi t-shirt dei Lakers. Che bello, così mi piace. Ti piace Lakers a te? Sì, molto. E vedete, c'è il cartellino dell'NBA. Questa qua l'ho pagata a 12 euro, per essere dei Lakers non è tanto. E l'ho presa, questa qua la userò non come camicia da notte, ma come maxi t-shirt. Magari posso usarla anche adesso, perché basta mettere una maglia a manica lunga. E questa qui appunto 12 euro, la XL, grigia. Anche qua in basso c'è lo stemmino Lakers. Ma dove l'hai comprata questa? Primark. Ah, sei rimasta in Primark. Pensavo fossi uscita, perché no, tutto è Primark. Un oggetto molto interessante quello. Poi ho preso questo qua nel reparto pigiami, che comunque non sembrerebbe anche una tuta da casa o comunque spezzato. Perlomeno il sopra è molto carino, fatto questo tessuto cos'è? Vellutino? Sì, è fustagno. Non so che cosa stai dicendo. Sì. Non ho idea di che cosa sia il fustagno. Comunque, allora, qua c'è il cappuccio. No, veramente questo no. Rosa antico, non bellissimo. Non è fustagno. Tipo velluto, ragazzi. No, ma invece c'è il nome. Si sì, chiama... è tipo velluto? Sì, è morbidissimo, tipo non è ciniglia. Ecco, ciniglia. Ecco, non è ciniglia, infatti sapevo che voi avreste voluto dire quello. Comunque, questo qui è crop top. Allora, cos'è? È vellutino, questo è vellutino, è tipo crop top, ragazzi, bellissimo, con Winnie Pooh, bella. Questo qua è rosa antico, il cappuccio, e questo qui l'ho pagato 14 euro. Bene. Questo. Poi ho preso il pantalone di sotto, ovviamente, vedete che carino, e appunto non sembra proprio per niente un pigiama. Allora, questo qua è il pantalone, anche le tasche, e sì, questo qua è carino, sembra una tuta, però vabbè, e questo qui l'ho pagato 12 euro, è molto bello, ragazzi, guardate. Pochissimo l'hai pagato. In basso ha i polsini così, ed è bello proprio il colore, è proprio un bellissimo completo, che io lo userei anche per uscire, vi dico la verità. Poi ho preso questo cardigan, ragazzi, l'ho volutamente preso della taglia 2XL, c'erano tutte le taglie. Che bello, vediamo. È morbido, è proprio, questo deve vestire oversize, è un cardigan lungo, bello, di topolino, guardate quanto è bello. È questa lana morbidissima, è fatto così sulle maniche, qui c'è scritto Mickey sì, Mouse. Chiara. Amore, guarda la luna! Ma chi l'ha fatto? Che carina! E qua, ragazzi, bella. Su una delle tasche c'è Topolino. Qua si allaccia con tutti i bottoni. Ha due tasche. Una è qua, una è qua. È veramente bellissimo. Ha queste righe nere. Dietro è tutto bianco. Non hai paura quando lo lavi? No, devi lavare a secco. No, la volana delicati. Molto, bella. Molto bello. Questo qui, ragazzi, l'ho pagato 20 euro. Ma è molto bello. Poi se lo dici tu, ho preso questa maglia col collo alto di questo bellissimo fucsia, vedete, così elasticizzata. L'ho presa vicino a una giacca, una camicia barra blazer, bellissimo, stile Chanel. Dopo ve la faccio vedere quando salta fuori. Questa qui l'ho pagata 6 euro. L'XL non c'era, ho preso la 2X. Poi ho preso questo cardigan, mi piace tantissimo l'azzurro, questo azzurro mi sta facendo impazzire. Guardate che bello, che le lavorazioni così a treccia. Ma che bel colore, non sì. È azzurro. Sì, è azzurro. È carta da zucchero. Sì, è azzurro, carta da zucchero, quello che vuoi. Ma è bellissimo, cioè guardate quanto è bello. E io l'ho pensato abbinato a dei pantaloni che ho preso. Questo qua l'ho pagato 12 euro. Sono mega, ragazzi, scuso, quasi 400 euro, vi faccio vedere anche lo scontrino. Poi, ragazzi, ho preso questo set di 3 scrunchie col pastello, bellissimo. Tra l'altro questo azzurro qui, lo stesso azzurro del cardigan. Poi c'è questo rosa pastello, poi c'è il giallo con queste perle, 3 euro.
bellissimi. Poi ho preso questo beauty che è oro rosa metallizzato di Barbie. Guardate quanto è bello, cioè bellissimo. Qui c'è il logo di Barbie, bellissimo ragazzi. Sì. Come l'ho visto, non potevo non prenderlo. Qua c'è la solita plastica. E questo qui l'ho pagato 7 euro. Mamma quanto è bello. Si metto dentro le cosine così e poi. Poi, ma no, ditemi che cos'è questo cerchietto. Questo è bellissimo, ragazzi, questo è bellissimo. È fatto di questo tessuto qua. Tipo, sapete quei camicioni che si usano adesso, che sono belle, quelle camicie proprio a quadri? Ecco, l'ho preso così. Bellissimo, ho pagato 3 euro. Mi ha colpito, veramente. Provalo, fammi vedere come stai. No, lo devo lavare prima. Poi ho preso questo, ragazzi. Cioè, ditemi che cosa non è. È bellissimo, è di Barbie. Cioè, fatto questo qua in ciniglia, questa è ciniglia, eccola, questa è ciniglia, con scritto Barbie, c'era anche il giacchettino di sopra, però non l'ho preso perché, boh, non lo so, non mi convinceva e sinceramente mi sono pentita, penso che andrò a prenderlo. I pantaloni non c'erano, devo andare a vedere ad Arese, il giacchetto c'era, non l'ho preso perché, non lo so il perché, mi sono pentita e lo andrò a prendere, o forse l'ho preso, non lo so, no, non l'ho preso. E lo andrò a prendere, ma è bellissimo. Questo l'ho pagato 11 euro, è molto bello. Poi il pantalone non c'era proprio, ma lì vicino c'era questo, questo qua praticamente, nero, fatto in questo modo con la scritta Barbie sul laterale, vedete qua, e qui sull'elastico c'è scritto Barbie e qui davanti è fatto con i bottoncini in stile boxer. Molto carino. Questo qui l'ho pagato 10 euro, molto molto bello. Poi sempre di Barbie ho preso questo qua, è un completo, lo so che c'è il pantaloncino però c'era adesso, l'ho preso adesso, lo userò quando farà caldo. Il set insieme l'ho pagato 8 euro. Allora, il pantaloncino è fatto così, molto carino, che poi volendo ci posso mettere anche sopra questa, perché comunque è stato fatto apposta, fanno gli spezzati per poi in modo che ognuno se li crei come vuole. E il sopra di questo pantaloncino che era insieme è fatto così, questo crop molto molto carino con la Barbie che fa, oh. E niente, è questo. Poi ho preso questo, che è un completo sempre dei Lakers, e c'è la maglia, qua c'è, vedete, la cosina dei Lakers. Questo qua l'ho pagato, il completo, aspettate, 14 euro, NBA, 14, e c'è il pantaloncino sotto, e la maglia che non è crop ma finisce in vita sopra, è fatto tutto così uguale, la fantasia sia davanti che dietro è fatto così, mi è piaciuta e l'ho preso. Bene, col primo sacchetto abbiamo finito, lo rimetto qua tutto dentro che poi dopo devo lavare tutto. Questo lo vado a togliere, sto metto perché proprio non mi serve più, lo butto. Poi ci sto con tutti i cartellini, tutte le cose. E passiamo all'altro sacchetto un attimo. Adesso non lo vedete, ma abbiamo comprato anche il piumone, quello per poi metterci i copripiumini, sì. Abbiamo preso quello pesante, ha preso mio marito, l'abbiamo pagato 25 euro. È bello, veramente bello. Allora, iniziamo con queste ciabatte che sono bellissime. Sono rosa, hanno questa suola, sono comodissime, io ho preso misura L che corrisponde al 40-41, provate, vanno benissimo, e le ho pagate 6 euro. 6 euro per questo paio di ciabatte, adesso ve le faccio vedere anche meglio senza sto coso, fatte così, molto belle, per stare in casa sono comodissime, sono belle anche come idea regalo, no? Poi, sì, ecco, sì. Il pantalone di cui vi parlavo è questo. Mi piace moltissimo, guardate che bello, ragazzi. È fatto in questo modo, ha anche le tasche. E le tasche sono foderate con questa federa rosa.
fodera. Fodera. Il pantalone è fatto così, mi piace molto. Ti piace? Principe di Galles. È molto molto bello. E questo qui l'ho pagato... dov'è? 13 euro, neanche tanto. 13 euro e mi piace tantissimo. Poi ho preso due paia, ho preso tre paia di scarpe. Due sono delle ballerine che sono, allora, il primo paio queste, che sono comodissime, ragazze, perché le ho provate, mamma mia, sono proprio ultra comode. Hanno questo dettaglio a punta che è molto bello, ci sta bene col pantalone. E questo qui è un color top. Color tortora. Questo colore. Tortora. Tortorella. Sì. Top, tortora, insomma, questo color qui, non lo so, nude, non lo so, insomma, questo. E le ho pagate 11 euro. Sono bellissime e le ho prese appunto anche nere, perché sono comode. Sono il dettaglio di queste borchiette oro, molto carine. E queste qua mi sono piaciute tanto, tanto, tanto. Poi quando ho visto quelle di quel colore ho detto le prendo, perché sono bellissime. Poi per 11 euro sono comode, hanno comunque un pochettino di tacchetto, vanno bene comunque adesso e anche per l'inverno. E le ho prese così. Guarda come stanno bene col pantalone, principe. Sì, esatto, queste qua soprattutto. Sì. Queste qua, guardate come stanno bene. Sì. Poi ho preso questo set di Winnie Pooh. È troppo bello. Questo qua proprio ho preso tre pezzi. Allora, questo qui l'ho pagato 16 euro ed è fatto così. Questo cardigan. Questo è il cardigan. Guardate quanto è bello. È morbidissima questa lana. Effetto melange con dentro un po' di violetto. Non lo so. Comunque c'è un ipu così molto molto dolce. È semplice. Dietro è fatto così, ha tre bottoni. Poi il sotto, il toppino, è fatto così. Bello. Carinissimo. Ho pagato 12 euro. Guardate quanto è carino. Aspettate, se riesco a farvelo vedere bene. È veramente molto molto carino. Questo ho preso una L perché non c'era più l'XL, ma va bene lo stesso. E udite udite, il pantalone l'ho preso, bellissimo. Questo qua penso che lo terrò in casa. Questo magari sopra si può usare per uscire oppure la tenere in casa per non stare col solito pigiama. Questo pantalone di sotto, bellissimo ragazzi, cioè è molto bello ed è una M. È una M, ma questo qui l'ho pagato 16 euro, no 18 euro il pantalone. Che è fatto così, uguale agli altri, ovviamente, con lo stemma di Winnie Pooh qua e il polsino così, molto bello. Questa è una M, non c'era più la taglia, perché, non lo so perché, però mi vanno bene. Poi, ho preso questo paio di guantini, così, pagati 2 euro, vedete? Sono in ciniglia. Poi, ho preso... Questi, mamma mia, mi hanno fatto proprio impazzire, li ho provati, mi vanno bene, sono super contenta. Se riesco a tirarli fuori. Sono degli stivali, così, ma sono bellissimi, ragazzi. Cioè, questo qua è aperto perché l'ho provato, vi faccio vedere questo. Guardate che bello, il particolare, innanzitutto, che è tutto con... È una specie di catena, vedete? Molto bella. Poi ha le stringhe, i lacci e qua ha la cerniera. Sono veramente bellissimi, mi sono troppo piaciuti, sono di un comodo ragazzi, qualcosa di pazzesco. Questo è il 41 e li ho pagati 22 euro, sinceramente non è tanto. Poi questa... piace, è quella di cui vi parlavo, guardate quanto è bella. Erano tutti lì a guardare questa, perché c'era anche la gonna, il pantalone no, c'era la gonna. E allora, i bottoni sono fatti così, questo nero qua. Vediamo, bottone, è piccolo,
No, è fatta così, praticamente molto bella, è appunto un modello Chanel, perché qua, a parte la lavorazione, ma sotto è il tipico di Chanel, avere queste sfrangiature così. Sì, che non c'è l'orlo. Molto, molto carina. E questa qua è una specie di blazer casacca molto bella, ragazzi. Molto, molto bella. Piace troppo. Qui c'è una tasca e qua c'è il bottone di ricambio. E questa l'ho pagata solo 19 euro. Cioè, veramente bella. Mi è piaciuta troppo. È fatta di un bene. Bella. Mi piace. Poi, per finire, ho preso lo zainetto di Winnie Pooh. Che bello. Bello, sì. È questo bel rosa pastello, molto carino, fatto in tessuto. Rosa polvere, si chiama. Sì. Sì. Rosa polvere, così. Qui c'è la plastica. Tolgo. È vero. È molto carino, ragazzi, questo qua. Mi è piaciuto tanto. E questo l'ho pagato 14 euro. E adesso faccio vedere che ho speso 370 euro, quasi 400. Però ci sono anche due paio di scarpe di mia mamma, il piumone, il cuscino, tutta questa roba. E nulla, ragazzi, ogni tanto queste pazzie da prima. Quando c'è la roba bella, cioè faccio pazzie, veramente. Ci sono a volte che non c'è niente perché ho già tutto, ma stavolta avevano rifornito alla grande, come potete vedere. E ho ricco, mi ci ficco. E allora, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Un bacione. Siamo a novembre, ragazzi, fra un po' decoreremo casa per Natale, non vedo l'ora. E niente, buona serata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!